Cari spettatori, prima di lasciarvi al secondo atto di Una notte a Venezia, vi ricordo che lo Spazio Teatro Neumann non si è mai fermato e non si fermerà mai. È giunta però l'ora di tornare a Venezia. Johann Strauss ci aspetta. A me non resta che invitarvi ad abbassare le luci della vostra sala e godervi lo spettacolo, uniti più che mai. Infatti, non saremo mai soli con la cultura e lo Spazio Teatro Neumann. Buon divertimento. Seguitemi, signora Barbara, siamo arrivati.
Vi vedo un po' scossa. Ci credo, col mio stile di guida. Modestamente mi chiamano il Rubens Caramello del Gran Canale. Vi siete ripresa, signora Barbara? Santo cielo, che alito pestifero! Ricomponetevi, siete una festa, non potete avere, come dire, la morte dentro. Dicevamo... Ma per Johnny Player Special! Mi volete fondere il ciuffo, insomma! Avanti, di cosa stavamo parlando, signora Banca? Caramello! Sì, sono proprio io, Caramello, ahimè non sono il duca, sono solo il suo assaggiatore. Allora, perché non cominciamo ad assaggiare a distanza, ma assaggiamo? Ma cosa penserebbe la vostra amata? La mia amata? Chi? Sì, com'era il suo nome? Ah sì, è qualcosa con la A. Basta, basta, vocali, per favore, se no qui moriamo tutti. Ho qualcosa con Anni. Annina, beh, ma chi? Quella pescivendola, avanti. Io sono un uomo di un'altra pasta, un uomo adatto a una donna glamour come voi. Vanesio, così idiota! Annina! Annina, tu sei Barbara? Barbara non sei di... Annina, complimenti, beh. Ma da chi sei andata, tutta in gingheri? No, un momento, ma cosa ci fai qui? Se il duca si accorgesse che tu non sei Barbara, non solo si infurierebbe perché non sei Barbara, ma potrebbe... Consolarsi per la mancanza di Barbara? Brava! E lui si consola facilmente, anche con il fritto di Paranza. Avanti, avanti Adina, ora tu te ne vai, ritorni sulla gondola e torni a Venezia. Non ci penso minimamente, ormai mi hai portato qui e voglio divertirmi splendidamente. Annina, per Jean-Louis David! Oh. Forza Annina, torna in gondola, vai via presto! Miasmi di fascino, ecco. Caramello, sono contento di te. Sì, ma non troppo contento, eh? Oggi sarà mia. Christian Dior. Ci vediamo
quando tutto sarà finito. No, 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 siete anche allergico ai crostacei, non mi sembra... Oh, sciocco, taglia la corda. Un taglio, ecco il mio mestiere, facciamo barba, un bel taglietto, un'acconciatura nuova. Sparisci! Ho capito, l'acconciatura nuova me la fate voi. Doppia treccia bovina. Barba. Altezza, mi rallegro di conoscervi. Ecco. Oh, cioè, di rivedervi. Affascinante, Barbara. Finalmente siamo soli. È un anno che aspetto questo momento. E ora dovrete mantenere la parola che mi avete dato lo scorso carnevale. Oh, è la mia parola? Sì. E quale? Diceste che al mio amore ceduto avreste pagare. Mi amo. No, non lo so né lo vorrò. Diceste che per simpatia e per... Vito certo, doveste certo ricordar. No, non lo so, no, non lo so. Sono pronte. Oh, e chi è arrivato? Il balletto al completo. Oh. Signora, sì? Posso chiedervi di andare da quella parte? Ah. Un momento! Da quella parte c'è la vostra camera da letto. Appunto. Geloso? Me ne rallegro mostruosamente. E rallegratene da un'altra parte, scarto di Postal Market. Allora, caramello, chi c'è? Il vostro nuovo maestro di danza, l'Enrico Piselli, già, ha istruito a dovere le signore. Donne? Giovani? Sì. Carine? Piselli. Thank you.
Giovanotto, avete fatto un gran bel lavoro, me ne rallegro. Ai vostri ordini, eccellenza. Ma adesso vi pregherei di concedermi di raggiungere mia zia. Soffre terribilmente. Ma certamente. Ah. E portate i miei saluti alla vecchia zia. Signori, volete venire con me? Vi faccio fare un bel tour guidato dalla mia camera alla mia camera. Di qua, prego, care, venite da questa parte. Oh, grazie, Pappacoda, di avermi condotta qui. Ho aspettato quel piselli per più di 2 ore. Sì, sì, perdonatemi, donna Barbara, ma solo dopo mi sono ricordato che Uduca l'aveva nominato al piselli primo baccello cerimoniale o qualche cosa del genere. Sara. E purtroppo ho perso tempo, perché sto cercando la mia ciboletta. Non la trovo da nessuna parte. Non la trovo? No. Qualche ora fa l'ho vista confabulare con mio marito. E se conosco il mio pollastruccio, credo di aver capito tutto. Sono più che certa che la tua ciboletta è proprio qui alla festa. Ovvero sta qua? Mm-hmm. Mamma mia, se sta qua vuol dire che si è trovata un finanziatore. Ah. Oh, quando essa si mette qualcosa in capo, e perdonatemi, vado a cercarla prima che essa metta qualcosa in capo, pure a me. Ci vuole, ando sta per fuori, amore mio. Oh, bella, sono attonito e perplesso. Non so se più attonito o più perplesso. Cederà la mia Annina con quel gran maiale del duca? Ma perché cedere a un duca qualunque quando può stare con il Kandinsky del bigodino? Il Mozart della messa in piega, il Mark Knopfler dei colpi di sole. Barbara! Sì, certo. Voi cosa ci fate qui? Voi dovreste essere col duca al posto di Annina. Ma se Annina è a Murano? No, Annina è col duca e come al solito fa sempre il contrario di quello che dico. Sempre il contrario. Ma lei dice che ti ama? No. E dice che vuole spassarselo con il duca? Sì. Allora puoi stare tranquillo. E perché? Mo' ingenuo. Ma non lo sai che quando una donna dice sì in realtà vuol dire no, quando dice no in realtà vuol dire sì? No. Sì! E perché? Ma credo per puro spirito di contraddizione. Ah. Quando sta, ci volete, quando sta. Oh, caramello, pure voi, benvenuta. Evviva! Ma quale evviva? Ah, le donne stanno tutte mascherate. Ah, certo, è una festa in maschera. State a sentire questo. Oggi viste una bella colombina che sembrava la mia ciboletta. Allora mi sono avvicinato per darle un bel bacetto. Ed era lei? No, era zia Pasqualina. Ah, ah, allora, dopo averla tirata su di una, ne ho approfittato per farmi finalmente ridare la famosa ricetta dei maccheroni. Ah, allora, statemi a sentire, che voglio i testimoni, eh? Allora, zia Pasqualina mi ha detto che in da maccheroni ci vuole un marone, cacio cavallo, spezie, olio extravergine d'oliva, strutto, niente. No, ma io capisco che era molto più semplice trovare dello strutto rispetto all'olio extravergine, ma tu perché ce lo mettevi? Ah, ma io glielo chiesi specificatamente. Zia Pasquali, in da maccheroni ci va lo strutto? E essa mi rispose, sì. Pappacoda, è una donna. È lo spirito di contraddizione. Una donna quando dice no vuole dire sì, quando dice sì vuole dire no, se è extravergine dice subito no. Sapete l'unica cosa che ho capito? Cacca, c'è da perderci la capa, fatemi un piacere, provo a schiarirmi un po' le idee con questo buon vinello. Bravo, Pappacoda, anch'io devo annegare i dispiaceri nell'alcol. Ecco. Anzi, signora Barbara, gradite un goccio? No. Poi ha detto no. È una donna. E allora? Vuol dire sì. Ma in questo caso, prosit. C'è dentro al vino un mago gentile che piano piano sa quello che fa. Un bicchiere qua,
bicchiere qua, un bicchiere là, molto vino ancora servirà. Grignolino, lambruschino, marzemino e vino, vino fermo, frizzantino, tutti quanti assaggerà. Sottospirito, avanti, andate a ricomporre, potrebbe arrivare gente. Davvero, non c'è più niente. Ah, Babbo Natale! Caramello, vorrei vedere il duca. Oh, provvedo subito, signor Dall'Acqua. Eccolo, signor duca, Allora, come vi siete trovato col padè qua e padè là, Molto bene, però vedi, tanto troppe caramelle, io preferirei assaporarne una per volta. Sì, ma abbiamo ospiti. Signore, vi posso chiedere di andare negli altri saloni? Grazie, signora Barbara, ho il cuore spezzato. Altezza! Basta, caramello, con tutte queste caramelle. Ora voglio dedicarmi a questo bignè alla crema. Sì, ma prima dovete dedicarvi all'arrosto di Cappone. È arrivato il senatore Dell'Acqua. Alla fine è venuto. È il marito di Barbara, cioè è mio marito. Non vi preoccupate, signora, di solito i mariti sono ciechi. Ora vi introduco. Signore e signori, il senatore Dell'Acqua. Sì. Di cosa dovrei parlare? Conti, siete un politico. Potete parlare di tutto, basta che non diciate nulla.
Altezza! Evviva! Evviva! Benvenuto! Sì. Volevo dirvi che la vostra festa è inebriante! Sì, sì, inebriante, bravo! Sì, ecco, sì, sì. Molto, ma molto, molto... veneziana! Veneziana! È vero, signora? No, no, mi dispiace, no. No. La signora parla solo inglese. Oui! Ecco, ma che peccato che non abbiate potuto portare la vostra consorte. Eh beh, capisco, la vecchia zia... È morta! Oh. Cioè, voglio dire, è un lutto, un grave, un gravissimo lutto. Ma ho portato mia moglie. Ah, chi? Mia moglie. Ma avete qualcosa da dire a riguardo? Dell'acqua a due consorti? Signori e signore, ecco Barbara II, la vendetta. È un piacere accogliere la donna più bella di Venezia. Incantata. cosa? Ma è Ciboletta! Chi? La mia cameriera. Ah, signora Barbara, l'anno scorso mi avevate promesso un rendezvous. L'anno scorso? Beh... Ormai, sarà andato male. È molto, molto cambiata. Sì, sì, sembra quasi un'altra persona. Sì, sì, molto più spontanea. Ah, vedi, piaci a sua altezza, mi raccomando. La mia alta moglie, vostra bellezza, vuole... No, Ragazzi, la mia bella moglie, vostra altezza, avrebbe una richiesta, per favore. Prego. 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 Preghiamo. Signor Duca, io... Su, avanti, Tortorella, come ti ho detto? Per favore, vorrei pregare. Ecco. Io allora, prego, vostra altezza, per un posto in casa vostra. Ecco. Un posto? Sì, amministratore. Sì, 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 vorrei che assumeste un giovane come cuoco personale. È un bravo ragazzo, sì, sì, e si chiama Pappacode e cucina maccheroni come nessun altro. Sì, i famosi maccheroni di Pappacoda. Sì. 3 secondi sul palato, 5 anni nella cistifella. Beh, se la signora dell'acqua si adopera così, vorrà dire che mangerò maccheroni per tutta la vita. Come avete detto che si chiama? Pappacoda. Bene. Allora deve assolutamente diventare il mio nuovo cuoco personale. Ti dimentichi di me, angioluccio mio, eh? Vostra Altezza vorrà perdonarci. Vieni, Columbella, stupida oca, falsa come un serpente. No, maritino mio, ora vorrei rimanere qui. Ma certo, senatore. Se vostra moglie lo desidera, concedetele di divertirsi. Ma certo, le concedo di divertirsi. Grazie, adorato marito. Ecco. Ma al comune mezze corna. Senatore? Sì, siete proprio il modello del marito galante. Grazie. Ah, senatore? Sì. Se avete ancora una Barbara da qualche parte, portate pure lei. Vi dico solo una parola. Sì. Amministratore. Oh, grazie, Altezza. Io vado, volo, parto e porto. No, non ci è cascato. Solo Barbara può salvarmi. Devo correre immediatamente a Bolzano. Vedo a Murano. Caramello, accompagna il futuro amministratore alla porta. Certo. Andiamo a trovare la terza Barbara. Sì. Questa sera è un'invasione barbarica. Ciboletta, Ciboletta. Il duca crede che io sia Barbara. Annina. Sì. Ma se tu sei Barbara, allora... Io chi sono? La mia cameriera! La tua cameriera! La cameriera di Barbara dell'Acqua, naturalmente. Vostro marito non ci disturba più. Con la mia cameriera! La signora, la cameriera, lo schiavo. Non si trova più niente da bere qui. Barbara? Un'altra? Beh, non c'è due senza tre. Nina la, Nina la, voglio cantare. Nina la, Nina la, voglio ascoltare. Nina la, Nina la, Nina la, senti il canto.
Possibile. Lui ne ha almeno due di scorta. Ah. Spiritoso, io diventerò amministratore ducale, ma non ho scelta. Dovrò concedergli mia moglie. Ah, funziona così. Sì. E allora,
se permettete, ci sono prima io. Sono sicuro che il duca stia impastando una bella pizza con la mia fidanzata. Pappacoda, mettiti in coda. È un'ora che sta facendo la permanente alla mia fidanzata. Ah, che bella festa! Ma che facce scure! Non vi state divertendo? Straordinariamente! Potrei avere qualcosa da bere, non mi sento molto bene. Vieni a ber, vieni a ber, e tutti riempi i bicchieri. La tua Barbarella dov'è? So sol che non è qui con me. Annina lo so non è qua, dal duca catturata è già, io sento già in fronte spuntar i frutti della sua onestà. Oh! Magnanimamente vi perdono. Ma certo, dunque corno scaccia corno. Fatto sta che io però non ho più la mia maschera, l'ho data ad Annina. Ma io vado a cercarla. Sì, e tu intanto, perché non vai in cerca del duca, eh? Stambeccuccio mio! Caritina mia! Allora, con calma, ricapitoliamo. Tu sei Barbara? No! Sembro Barbara, ma non sono Barbara. E
anche Barbara di oggi, che voi intendete, non era affatto la signora Barbara. Quella era la pescatrice Annina di Chioggia, la caramella di caramello. Ora inizio a capire. Caramello, non ne voglio più. Perdonate, perdonate la confusione, ma stasera qui è una Santa Barbara. Caramello, cercavi mica una certa pescatrice di Chioggia? Io? Beh, no. No? Ma non la conosci? No. Neanche se ti dico Annina? Annina, mai sentita? Basta mentire. Lo so, Annina è la tua amante. Ma assolutamente no, figuriamoci io con quella pescivendola. Signor, sì, eccomi a testa, sono io. Ecco la pescivendola. Lei? Sì, no, chiedo perdono, ho fatto confusione. Io credevo di star trasportando la signora Barbara, ma quando ho messo la gondola in doppia fila per parcheggiare... Caramello, non ti preoccupare. Stai calmo, signora. È stato un onore. Caramello, scegli pure uno dei miei appezzamenti all'estero da amministrare. A questo punto direi il castello in Cornovaglia. Signor Duca, vedo che finalmente avete incontrato Barbara. Ciboletta? Sì, la cameriera di vostra moglie, che voi mi avete presentato come Barbara. Ah, detta che volete, mi sarò confuso nel confondermi. Sì, senatore, non c'è nessun problema. Vi siete appena guadagnato il titolo di amministratore dei miei beni qui a Venezia. Pensa, ma io non so che dire. Evviva! Evviva! Quando sta? Quando sta? Esci fuori, Ciboletta. Quando sta la mia Ciboletta? Amore mio! Oh, papà Coda, finalmente! Ah sì, t'ho trovato. Aspetta un momento. Ciboletta, guardami in ta maccherone. Dimmi la verità. Il duca ti ha... Sì, il duca mi ha! Basta, non aggiungere nient'altro. Il mio cuore è di strutto! Oh. Il duca mi ha ascoltata e ti ha nominato il suo cuoco personale. Vero? Sì! Io non so che si dice in questi casi. Evviva! Evviva! Benvenuto! Eccellenza, mi piacciono i maccheroni! Oh, certo! Ma solo con l'extravergine! E d'ora ci sposeremo! Ti prego, Annina, sciogli i bigodini dei miei dubbi, sciogli le doppie punte delle mie perplessità. Tu questa sera sei stata con il duca? Sì! Ma dice sì per dire di no! Ma certo che no. Oh, non ci capisco nulla, signor duca, insomma. Con quale sua donna siete stato questa sera? Facile, con Barbara. Ma quale? La 1, la 2 o la 3? Oh, fate voi, questa o quella per me pari solo. Con felicità,
Thank you.